5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Ciao a tutti. Benvenuti alla quinta pillola sulle stelle. La volta scorsa abbiamo fatto la conoscenza con nane rosse e nane brune. Abbiamo visto che sono oggetti molto interessanti e a volte un po' sfuggenti. Vediamo allora di cominciare a conoscere le sorelle maggiori. Oggi ci concentriamo sulla parte centrale della sequenza principale, ossia stelle di dimensioni intermedie tra nani e giganti. Sono stelle con dimensioni più o meno paragonabili a quelle del nostro Sole, classificate con le lettere K, G, F ed A, che vedete cerchiate in giallo nell'ormai arcinoto diagramma di Hertzsprung-Russell. All'aumentare delle dimensioni, la vita di queste stelle si abbrevia, passando dalle migliaia di miliardi delle nane ad un solo miliardo di anni. Cominciamo con la classe K, l'anello di congiunzione tra le nane rosse ed il Sole. Eccone un esempio, anzi, due. È la stella doppia 61 Cygni, oppure detta stella volante di Piazzi, dal nome di colui che ne scoprì l'elevato moto proprio. La coppia di stelle, infatti, si muove verso il Sole alla velocità di 108 km al secondo. Ora dista poco più di 11 anni luce, ma tra 20.000 anni sarà a 9 anni luce. Sono due stelle arancioni, più fredde e leggermente più piccole del Sole, nane arancioni di classe K, appunto. Hanno masse tra il 60 ed il 70% di quella solare, temperature di circa 4.000-4.500 gradi Kelvin, e sono più vecchie del Sole, 7 miliardi di anni contro i 4,6 della nostra stella. Nel 1942 venne ipotizzata la presenza di un pianeta massiccio, pari a 8 masse gioviane, orbitante a 2,4 unità astronomiche, che è il limite interno della nostra fascia degli asteroidi. Una presenza ad oggi non ancora confermata. Fu la prima evidenza di un possibile pianeta extrasolare. La cosa fece scalpore ed uno scrittore di fantascienza, Hal Clement, scrisse nel 1953 un bel romanzo che ho letto tempo fa, con un'ambientazione su quell'ipotetico pianeta ad alta gravità, che chiamò Mesklin. Una storia molto interessante, in cui descrive una razza aliena capace di vivere ad alta gravità ed il loro rapporto con un gruppo di umani durante una missione scientifica. Piccola nota di redazione, Giuseppe Piazzi è anche lo scopritore di Cerere. Ma eccoci arrivati al Sole. È una stella di dimensioni medio-piccole, classificata come nana gialla di classe G, per la precisione di tipo G2 quinto. In realtà la nostra stella non è veramente gialla, ma ha un colore bianco cromaticamente piuttosto freddo. Le stelle di classe G sono caratterizzate da una temperatura superficiale di 5.000-6.000 gradi Kelvin. Come tutte le stelle, è costituita principalmente da idrogeno ed elio, con una piccola componente di altri elementi più pesanti. Il Sole è una stella di popolazione primo, cioè di terza generazione, più ricca di metalli rispetto alle generazioni stellari precedenti. In una pillola precedente abbiamo visto che le prime stelle, costituite quasi esclusivamente da idrogeno ed elio, sono state definite di popolazione terzo, la prima generazione. Il Sole può essere quindi definito un giovane d'oggi dell'universo. Ecco qui una foto di famiglia che ci mostra che seppure sia definita una stella nana, proprio nana non è, o almeno non nei confronti dei suoi compagni di viaggio, gli 8 pianeti del Sistema Solare, 4 rocciosi e 4 giganti gassosi, più i pianeti nani, Cerere, nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, e Plutone e chissà quanti altri dispersi nelle propaggini più lontane del Sistema Solare. All'ingresso della fase adulta, la sequenza principale, il Sole era un po' più piccolo e meno luminoso di adesso, circa del 30% in meno. Il nucleo era più grande e produceva meno energia. Essendo agli inizi della conversione dell'idrogeno in elio, la quantità di idrogeno era in proporzione più grande di quella attuale, perciò il nucleo aveva una minore massa molecolare. Col tempo è aumentata la proporzione di elio e così la massa molecolare è aumentata. Il nucleo si è contratto e la produzione di energia si è incrementata. Ora il Sole ha un raggio più grande, in quanto al sistema in equilibrio serve più superficie per disperdere l'energia in eccesso. Quindi possiamo dire che il Sole si è evoluto nel tempo e continuerà a farlo, procedendo nel suo processo di combustione nucleare.
Possiamo dire allora che dopo 4,5 miliardi di anni di fusione nucleare nella parte più interna del nucleo c'è molto più elio di quanto ce ne fosse in origine. Il nucleo è il cuore delle reazioni di fusione nucleare. Nella parte più interna ormai c'è molto più elio che idrogeno, 63% contro il 35%. Man mano che ci si allontana dal nucleo le proporzioni cambiano e al 25% del raggio solare ritroviamo proporzioni tra idrogeno ed elio simili a quelle originarie, cioè quando il Sole entrò nell'età adulta, ovvero 70% di idrogeno e 28% di elio. Questo significa che il Sole ha ancora molto tempo davanti a sé prima di esaurire il proprio carburante. Vediamo ora una foto tra vicini di casa. Si tratta del sistema di Alfa Centauri. È il sistema stellare più vicino ed è formato da ben tre stelle legate gravitazionalmente. La coppia A e B orbita attorno a un baricentro comune. Le due stelle sono abbastanza vicine. La loro distanza varia tra 11 e 36 unità astronomiche, più o meno le distanze di Saturno e Plutone dal Sole. Alfa Centauri è una stella molto simile al Sole. È infatti della stessa classe, G2 quinto. È solo un pochino più grande, il 10% in più. Alfa Centauri B, invece, è una nana arancione di classe K. Non è poi tanto più piccola del Sole. Il suo raggio è circa il 14% più piccolo e la sua massa è pari al 90% di quella solare. La più vicina del trio è la terza, una nana rossa di classe M. Ormai siamo pratici, di classe M, che sembra orbitare attorno alla coppia A e B, ma con un'orbita piuttosto distante, tra 4.300 unità astronomiche e 12-13.000 unità astronomiche. Il suo nome è Proxima Centauri, in quanto è la stella più vicina a noi, con i suoi 4,2 anni luce di distanza. Nel riquadro che vedete accanto al Sole, una curiosità. Se noi fossimo su un pianeta orbitante attorno ad una di queste stelle e se ammirassimo la costellazione di Cassiopea, non vedremmo una W, ma ci sarebbe una gamba in più, data proprio dal nostro Sole. A proposito di pianeti, la ricerca ha individuato un pianeta roccioso intorno a Proxima Centauri. Ma ricordate quanto detto la volta scorsa, no? Le nane rosse pare che non siano molto ospitali. Attorno alla coppia A e B, la ricerca è tuttora in corso. Le due stelle hanno età e metallicità simili a quelle del Sole, e questo è un fatto interessante. Purtroppo, i sistemi planetari di stelle binarie hanno forti perturbazioni gravitazionali, che non aiutano a mantenere orbite stabili. Un'alba con due soli come quella del pianeta Tatooine di Star Wars è difficile da trovare allora. Vediamo ora altri vicini. A 11,4 anni luce abbiamo una vicina di classe F, Procione. La potete trovare con il triangolo invernale, un asterismo, cioè una figura e non una costellazione, ben visibile d'inverno ed è formato da Procione, appunto, Betelgeuse e Sirio. Lo potete vedere tracciato nella figura, con le linee gialle. Procione è classificata F5, quarto, quinto, e come le stelle di classe F è più grande del Sole, con una massa una volta e mezzo quella solare ed un raggio doppio. È anche più calda e più luminosa del Sole, circa di 7 volte. Essendo più massiccia, ha una vita più breve. Infatti è più giovane del Sole, ha circa 2 miliardi di anni. Ma avendo quasi esaurito il suo combustibile principale, si sta preparando ad uscire dalla sequenza principale. Infatti, da qui ai prossimi 10-100 milioni di anni, milione più, milione meno, inizierà ad espandersi ed entrare nella fase di gigante, aumentando fino a 150 volte il suo diametro. Di questi acciacchi di vecchiaia ne parleremo la prossima volta. Per ora ci basti capire che la vita delle stelle si abbrevia all'aumentare della massa. Anche Procione ha una compagna, ma Procione B è una nana bianca, una stella ormai giunta all'ultima fase dell'evoluzione. È molto piccola e compatta e non ha più reazione di fusione nucleare al suo interno. Ed è veramente piccola. Ha una massa pari a circa il 60% di quella del Sole e il suo raggio è pari ad 1,3 volte quello della Terra. Sì, avete capito bene, della Terra. Ma su questo tipo di oggetti ci torneremo sopra in seguito. Passiamo ora ad un vicino ancora più grande. Una stella di classe A, ma non una Mercedes, perdonate la battuta. Ecco a voi Sirio, la stella più brillante del cielo, ma non perché è la più grande, ce ne sono di molto più grandi, è semplicemente una stella molto vicina.
si trova infatti ad 8,6 anni luce. Sirio è una stella classificata A1 quinto. Ha una massa che è circa il doppio di quella del Sole ed un raggio circa 1,9 volte più grande della nostra stella. È molto luminosa, 25 volte il Sole. È giovane, solo 2-300 milioni di anni. Ma, ricordando la regolina delle stelle grandi uguali vita breve, tra 1 miliardo di anni l'idrogeno sarà terminato e anch'esso inizierà la sua terza età, espandendosi in una gigante rossa, per poi collassare in una nana bianca, come la sua compagna Sirio B. Perché sì, anche Sirio, come Procione, ha per compagna una nana bianca. È un po' più massiccia. Infatti ha massa pari a quella del Sole, ma per le peculiari caratteristiche delle nane bianche il diametro è un po' più piccolo ed è praticamente pari a quello della Terra. Tornando alle stelle di classe F ed A, essendo più calde, sono di colore tendente al celeste azzurro e sono più rare rispetto alle classi più piccole M, K e G. Ecco qua una vista d'insieme. Le stelle che abbiamo visto oggi sono tutte nei dintorni del Sole, che è indicato al centro dalla freccia gialla, e si trovano entro 10 anni luce. In questa rappresentazione, che mostra la posizione oltre che la distanza dal Sole, potete vedere a destra 61 Cigni, classe K. Al centro i nostri vicini più stretti, Alfa Centauri A e B e Proxima, rispettivamente classi G, K e M. A sinistra Procione, classe F, e Sirio, classe A. La volta scorsa vi dicevo che le stelle più numerose sono quelle di classe M, e infatti potete constatare che le stelle rosse sono, nello schema, in effetti la maggioranza. Bene. Oggi abbiamo visto stelle di dimensioni non molto distanti da quelle del Sole. Siamo cioè rimasti al centro della sequenza principale. Esistono stelle molto più grandi e più rare. Ma prima di parlarne, la prossima volta ci soffermeremo sul nostro Sole e vedremo cosa succederà durante la sua terza età. Prima di salutarvi, vi ricordo che se avete domande o temi che desiderate approfondire, scriveteci pure all'indirizzo email qui sotto info@elcosmo.net. Continuate a seguirci e iscrivetevi al nostro canale YouTube, non costa nulla e si sta riempiendo di molte cose e molto interessanti. Ci vediamo alla prossima pillola di scienza. State bene! Ciao!